faccio un ingegnere elettronico astronautico e quindi facciamo apparati speciali nel settore militare e nel settore spaziale. Partecipando a una missione spaziale si è presentata l'occasione di partecipare ad una cena italiana e quindi in quella circostanza la Ferrari Farm, quindi l'azienda agricola, ha fornito delle salsicce che sono state poi consumate dagli astronauti a bordo della stazione spaziale. La Ferrari Farm si trova a 700 metri di quota in una zona denominata Cicolano. Questa zona ha visto cambiare la propria morfologia perché da terreni coltivati è stato realizzato un invaso artificiale e che oltre ad aver cambiato la vita della popolazione ha dato la possibilità e darà ancora la possibilità, mi auguro, di diversificare e quindi di sfruttarlo per diverse occasioni. La Ferrari Farm è la tipica azienda a conduzione familiare, in particolare mia sorella cura tutto il lato del marketing, essendo anche un avvocato, e quindi diciamo mi aiuta nella gestione quotidiana di questa nuova impresa. La folgorazione circa l'idroponica è nata in una conferenza insospettabile nel settore spaziale, in cui un professore americano per la prima volta parlando di Marte disse che c'era necessità di coltivare e l'unica tecnica possibile era l'idroponica. L'idroponica non ha bisogno della terra, quindi se io coltivo senza terra posso fare ciò che voglio. I giardini di Babilonia erano fatti in idroponica, i Maya, gli Aztechi, gli antichi Egizi, insomma ho testimonianze addirittura che dicono che è la forma primitiva in assoluto di coltivazione. Quattro foglie, la pasta per quattro Senti persone. Quindi facciamo il pesto sabato allora, dai. Per forza. Mio nonno era un contadino, mio padre un ingegnere elettronico, quindi due mondi che sono entrati per forza in comunione e quindi ho pensato quale potesse essere un modo per modernizzare una cosa così antica, dimenticata. E così è nata questa follia di fare questo impianto Ferrari Farm, che è unico nel suo genere in tutto il mondo. Nei prossimi 20 anni la popolazione mondiale raddoppierà, le terre fertili rimaste sono il 20%, quindi non sufficiente a sfamare l'intera popolazione mondiale. L'unico modo per provare a salvare il pianeta è coltivare in area urbana e periurbana, oltre che agricola. E l'unico modo che c'è per farlo è l'idroponica, e questo per me è il futuro dell'agricoltura. In Ferrari Farm abbiamo deciso di coltivare in idroponica pomodoro e basilico, nonostante si possa coltivare qualsiasi cosa. Il motivo è dettato da una serie di fattori, il primo dei quali è che il basilico è la pianta più facile, il pomodoro è la pianta più complicata, quindi anche qua per dimostrare che i due estremi si possono fare, quindi si può fare tutto. E quindi abbiamo deciso di trasformare tutto quello che produciamo, sia bio che idroponico. Siamo, fra una decina di giorni bisogna cominciare a raccoglierle tutte per il liquore. Prenderei quelle più piccole come al solito, lasciando le foglie grandi, quelle più piccole che sono più profumate, così il liquore sa bene di amarena. Vendiamo tutto quello che trasformiamo in mercati di veramente di super nicchia, piccole quantità ma altissima qualità. All'interno della nostra proprietà di circa 13 ettari abbiamo un frutteto diffuso che vede esclusivamente piante autoctone di zona recuperate nel corso degli anni, che ci permette quindi di poter vendere un'altra gamma di prodotti, quindi confetture extra di frutta, nettari, sott'olio e così via. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter costruire una piccola serra dove mandare dei semi di mini pomodoro per verificare che si possano coltivare i pomodori pure nello spazio e magari su Marte.